Ci conoscete chiaramente tutti, vi chiamiamo tutti a collaborare. Lavorate già con noi su questi prodotti, già avete lavorato lo scorso Sower 2015, ci accingiamo ora al Sower 2020. Le attività sono già partite, però prima di parlare del SOER, vediamo dove si inquadra l'attività dell'NRC. L'attività dell'NRC, come abbiamo visto anche stamattina dalle slide di Maria Gabriella, è dentro l'area strategica 2.4, valutazione sostenibile e attività di reporting, e più in generale all'attività A1, che è l'informazione e quindi la diffusione delle informazioni sullo stato dell'ambiente. Questa attività a che cosa è finalizzata? È finalizzata a migliorare sia gli aspetti metodologici del reporting in generale, sia gli aspetti metodologici legati agli indicatori. In particolare, per quanto riguarda i report e quindi la definizione di tutta la reportistica che viene fatta in ambito di Agenzia Europea per l'Ambiente, perché non è solo l'attività del SOE legata al SOER che viene fatto ogni 5 anni, ma è legata a tutte quelle attività che svolge l'Agenzia Europea sull'Ambiente, che ha a che fare con gli indicatori e con lo stato dell'ambiente. Quindi qui non l'abbiamo per esempio messa qui nella slide perché è arrivata ieri sera e quindi non c'è stato materialmente il tempo di aggiungerlo. Ieri sera è arrivata la revisione critica del volume che fa l'Agenzia Europea sugli indicatori ambientali finalizzati al monitoraggio del settimo programma di azione ambientale che viene fatto ogni anno. E quindi quello non è un report tipo il SOE che viene fatto ogni 5 anni, ma è un report che viene fatto annualmente. Adesso, che poi tra le funzioni, quindi il compito è di definire contenuto e struttura dei vari rapporti, vedere poi le relative valutazioni e analisi di sostenibilità sia a livello nazionale che europeo. Come abbiamo detto stamattina e hanno detto le colleghe stamattina, ha una natura trasversale e quindi collabora, come voi sapete, con tutti gli NRC tematici e settoriali. Svolge anche un ruolo attivo nel fornire contributi di livello nazionale per la realizzazione del SOER e per tutti i report sugli indicatori ambientali e nella, come dice l'Agenzia Europea, anche nella validazione delle informazioni che sono riportate nel report che loro pubblicano afferenti all'Italia, quindi al paese Italia. Praticamente abbiamo fatto un parallelo tra quelle che sono le nostre attività che svolgiamo normalmente come Digistat, che quindi lo svolgiamo a livello nazionale, che in qualche modo ripercorrono le stesse attività che noi svolgiamo anche a livello sovranazionale per quanto riguarda i rapporti con l'Agenzia Europea. Noi che facciamo? Raccogliamo i dati, raccogliamo gli indicatori che vengono prodotti dalle varie aree tematiche all'interno di ISPRA, li mettiamo insieme e poi facciamo i prodotti. Un po' la stessa cosa che fa l'Agenzia Europea, raccoglie tutte le informazioni dagli NRC che producono l'informazione tematica specifica e poi li mette insieme e c'è un collettore unico che è chi si occupa del reporting dentro l'Agenzia Europea e quindi chi coordina il SOER o chi coordina i documenti sugli indicatori ambientali prodotti dall'Agenzia Europea e ne fa un collage per vedere la verifica di coerenza delle informazioni che sono riportate. Quindi sicuramente l'attività di produzione di questi report è un'attività che vede il coinvolgimento di tutti
gli NRC per quanto riguarda l'Agenzia Europea e per quanto riguarda noi qui all'interno, vediamo tutti i nostri referenti tematici che afferiscono per darci l'informazione all'annuario. Diciamo che abbiamo utilizzato in ambito nazionale, ma io aggiungo adesso a partire dall'anno scorso anche in ambito sistema nazionale di protezione dell'ambiente, le stesse metodologie. Cioè la stessa metodologia che noi usiamo per l'annuario l'abbiamo usata per il report sullo stato dell'ambiente di sistema ed è la stessa che viene usata a livello sovranazionale dall'Agenzia Europea. Dico questo perché con l'Agenzia Europea per l'Ambiente, per quanto riguarda il SOER, in particolare io partecipo già dalla prima stesura di una delle prime stesure del SOER, del SOER svolto dall'Agenzia Europea, addirittura non vorrei dire, ma il primo che hanno fatto è nel 95 e quindi io già avevo collaborato nel 95, mezzo vecchio, avevo già collaborato a quell'edizione, ho collaborato 95, 2000, 2005, 2015 e adesso ci accingiamo a fare il 2020. Qual è l'attività che svolgiamo? Forniamo contributi nazionali in collaborazione con l'NFP e con gli altri NC, rivediamo e commentiamo ciò che come è stato come in qualità tutte le considerazioni che vengono fatte sempre sul paese Italia, vediamo, contribuiamo e revisioniamo l'Environment Indicator Report, che è quello che è arrivato ieri sera e che, come sapete, poi io lo faccio girare all'interno della rete dell'annuario che è coincidente con la rete degli NRC. Sviluppiamo i collegamenti tra gli indicatori nazionali e quelli dell'AEA, assicuriamo i collegamenti tra l'AEA e il report sullo stato dell'ambiente nazionale, l'aggiornamento di questo SERIS, che è una banca dati dell'Agenzia Europea dell'Ambiente che raccoglie tutta la reportistica sullo stato dell'ambiente sviluppata dagli stati membri e noi contribuiamo come NRC ad andare a implementare questa banca dati che sta presso l'agenzia. Queste attività vengono svolte sulla base di norme sempre che sono di riferimento sovranazionali, in linea con il 7° programma di azione ambientale, con gli indicatori SDG, con i compiti istituzionali relativi al reporting. Andiamo nello specifico come sarà strutturato il SOER 2020. Quest'anno, come ha evidenziato nella sua relazione stamattina Maria Gabriella, ha detto che vogliono l'Agenzia Europea, una delle novità che ha messo in atto con questo documento, è quello di condividere ciò che viene realizzato nell'anno 2019 con tutti gli stakeholders, intendendo per stakeholders tutta la rete Eionet, Eurostat, JRC, la DG Clima, la DG Environment, esperti accademici. Da questo, a seguito di questa consultazione e dall'analisi, e quindi questo documento che verrà fatto quest'anno è l'Integrated Assessment, che sarà pronto nell'autunno del 2019. Da questa analisi, che verrà fuori da tutti i contributi che vengono dagli stakeholders, verrà fatto nell'autunno del 2020 una sintesi che riporterà gli elementi chiave. E a sua volta sarà anche questo oggetto di consultazione. Vediamo com'è strutturato questa prima parte, che è l'Integrated Assessment. Consta di 4 parti. La prima parte loro chiamano Setting the Scene. Praticamente c'è una panoramica, ma c'è anche
un'infografica che è rappresentativa, perché quest'anno è il 25enne del report sullo stato dell'ambiente. E quindi per questa occasione l'Agenzia Europea appunto apre questo primo documento, questa prima parte, mettendo in evidenza tutte le esperienze che sono state realizzate in questi 25 anni da tutti gli Stati membri. E devo dire, e quindi hanno fatto tutta la raccolta, hanno visto da quando siamo partiti, l'Italia è partita dall'87 con le relazioni sullo stato dell'ambiente, e devo dire, noi ancora l'infografica non l'abbiamo vista, abbiamo solo mandato tutti gli elementi che devono essere contenuti all'interno dell'infografica, perché ce li hanno richiesti, abbiamo fatto una revisione, è stata predisposta, e una delle cose per cui siamo stati menzionati e veniamo menzionati come best practices è il fatto che noi abbiamo realizzato già uno stato dell'ambiente di livello regionale, perché come voi sapete l'anno scorso, a febbraio, è stato presentato il primo report di sistema che è fatto insieme alle agenzie regionali per l'ambiente, quindi anche questo è entrato dentro al CERIS, è stato inserito dentro al CERIS, ed è nella logica che loro vogliono aprire anche non solo ai livelli nazionali, ma anche sotto il livello nazionale, l'hanno preso come riferimento anche per gli altri paesi, ed è una delle cose che hanno evidenziato e che vogliono evidenziare nell'infografica. Poi c'è una seconda parte, che è l'Environmental and Climate Trends, di fatto è lo stato dell'ambiente vero. Una terza parte, che è una Sustainability Prospective, e le conclusioni. Andiamo a vedere più nello specifico dove siamo coinvolti noi e in che cosa siamo coinvolti. Vabbè, la prima parte, siamo coinvolti, ci manterranno, c'è questa infografica, ci chiedono le informazioni, noi mandiamo le informazioni, che ripeto, noi quelle che riusciamo a fare come servizi e come NRC le facciamo noi, però in genere le condividiamo con tutta la nostra rete dei referenti dell'annuario che corrisponde agli NRC della rete EIONET. Perché dico questo? Perché proprio la seconda parte, che sono gli environmental trends, che saranno circa 180 pagine, questa parte vedete che c'ha i 10 tematismi che sono stati individuati e le valutazioni settoriali, quindi agricoltura, energia, trasporti, eccetera. Per questi 10 tematismi viene preparata dall'Agenzia Europea per l'Ambiente, ma facendo riferimento ciascuno per questi temi agli NRC, viene preparato il documento. A noi SOE ci viene chiesto invece di fare, sulla base di alcuni indicatori che sono selezionati all'interno del gruppo di lavoro NRC-SOE, quindi tra tutti i partecipanti agli NRC-SOE vengono individuati un certo numero di indicatori per i quali viene fatta la cross-country comparison. E allora, noi, anche quando vengono individuati questi indicatori, nell'ambito dell'individuazione di questi indicatori, ripeto, facciamo sempre un confronto con i nostri responsabili tematici dell'annuario degli NRC per condividerne all'interno il processo. Diciamo anche che noi questa stessa struttura, quella della cross country comparison, l'abbiamo utilizzata per il report sullo stato dell'ambiente, e in particolare abbiamo individuato insieme all'agenzia regionale, quindi c'è il collegamento, quindi Stato sovranazionale e di livello locale, li abbiamo confrontati
livello nazionale con il livello regionale. Quindi anche questo è stato già ed è parte integrante del documento del report sullo stato dell'ambiente di sistema. Una, e questa diciamo che è la parte più consistente, quello che vedete evidenziato con questo box verde, è quello in cui i Paesi membri danno un forte contributo come NRC SOE. Per quanto riguarda la terza parte, che le prospettive di sostenibilità, questa parte in realtà è delegata a Eurostat e agli NRC FLIS, perché contengono tutte quelle parti relative ai megatrend e comprendono anche tutti gli indicatori SDGs, perché questa in particolare terza parte lancerà o sarà uno degli elementi chiave per la predisposizione dell'ottavo programma quadro di azione ambientale, che è in fase di, diciamo, scade il settimo un altro anno, però già si sta lavorando, perché l'ottavo, già stanno lavorando all'ottavo, e già dagli indirizzi che arrivano l'ottavo sarà sugli SDGs, quindi sugli obiettivi di sviluppo sostenibile. Quindi, come sappiamo, non solo a livello nazionale ma anche a livello sovranazionale, la partita, diciamo, SDG, che è governata dalle Nazioni Unite, per definizione le Nazioni Unite chiedono il loro contributo a tutti gli uffici di statistica, e quindi non è un caso che proprio perché comprendono tutte le componenti sociali, economiche e ambientali, quindi non è un caso che questa terza parte, anche l'agenzia, ha chiesto e ha voluto fortemente il coinvolgimento di Eurostat, perché a livello sovranazionale questa partita degli SDG è in Europa in mano a Eurostat, fermo restando che poi anche noi con i nostri indicatori produciamo quelli che sono più di natura ambientale e che noi abbiamo fornito all'Istat in un accordo con di collaborazione con l'Istat, che ci ha chiesto tutti gli indicatori che siano di natura ambientale, che sono dentro gli SDG, sono stati, o quelli che riusciamo a popolare a mano che ci abbiamo dentro l'annuario, e che come sapete quest'anno una delle novità dell'annuario era quella che dovevamo andare ad arricchire fortemente, cercare di popolare più possibile gli indicatori che afferivano alla lista degli SDGs, in maniera tale da poter sempre di più diffondere. Tra l'altro, Istat proprio domani, in occasione della conferenza nazionale di statistica, rilascia il secondo documento. Già l'anno scorso l'aveva rilasciato, ma quest'anno ha fatto per la prima volta le ha racchiuse in un documento, quindi diciamo che rilascia il primo documento sugli SDG, che domani c'è un seminario e proprio la presentazione durante la conferenza nazionale di statistica, dove sono inseriti tutta una serie di indicatori che sono stati forniti da ISPRA. E quindi diciamo che include sia la partita di tutti gli indicatori, e quindi SDG, e quindi hanno chiesto fortemente il contributo di Eurostat, ma anche tutta la parte relativa agli scenari e ai megatrend che viene chiesta agli NRC FLIS, e poi una parte che sono le conclusioni. Questa, diciamo che è giusto per vederla, quali sono le scadenze programmate dall'agenzia. Vado avanti. Quali sono le attività in corso? In parte l'ho detto. Che cosa si aspettano? Diciamo che per settembre dobbiamo rivedere tutta l'infografica con il contributo
relativa allo stato dell'ambiente svolta nei 25 anni e poi dobbiamo fare questo confronto tra i tre paesi, quindi con tutto quello che c'è, l'individuazione degli indicatori e con tutto il processo che porterà alla realizzazione della parte corposa, che è quella seconda parte dell'integrated assessment. E poi, sempre per settembre, fine agosto-settembre, abbiamo la revisione degli indicatori annuali per il monitoraggio del settimo programma di azione ambientale fatto dall'Agenzia Europea. Che cosa? Sicuramente l'esperienza che abbiamo maturato in questi anni, anche con Alessandra, che è lei il National Contact Point. Io sono di supporto, però mi ha detto parla tu perché c'hai più esperienza. Io avrei preferito che parlasse lei, perché lei è un po' timida, ha detto no, parlane tu, però in realtà è lei che è il nostro, è lei che segue in prima battuta tutte le attività ed è anche giusto. E quindi è anche corretto. Quindi, ma è anche giusto, perché io lo sono stata nel passato, è anche giusto che ci sia un ricambio generazionale e che tutte le nuove, diciamo, le nuove, tra virgolette, leva cominciano ad avere anche loro un ruolo di responsabilità in quello che fanno. Quindi di fatto è lei che svolge in primo piano questa attività. Che cosa è stata l'esperienza? Abbiamo avuto sicuramente una crescita. Per me è stata, la mia esperienza mi dice che è stata una crescita. La mia esperienza mi dice che è stata anche un'opportunità di crescita, perché sin dall'inizio noi abbiamo strutturato i nostri prodotti in linea con quelli che erano i prodotti che venivano sviluppati a livello sovranazionale, quindi non solo in questo caso con l'Agenzia Europea, ma abbiamo lo stesso tipo di collaborazione con Eurostat e abbiamo lo stesso tipo di collaborazione che svolgiamo con l'AEA, anche con l'OCSE. Quindi sicuramente questa terna ci permette di avere una forte sinergia a livello internazionale dei prodotti che vengono realizzati e quindi anche una sinergia nella produzione e quando forniamo i contributi cerchiamo di essere attenti che le stesse informazioni dell'Italia siano le stesse che vengano riportate nei documenti vengono prodotti ai tre livelli internazionali dell'OCSE e Eurostat e Agenzia Europea con le stesse informazioni. Avevamo ripreso tra le criticità quella che è stata una delle slide che sono state discusse nello scorso National Focal Point, perché a differenza degli altri anni, che noi abbiamo iniziato il processo, però di fatto l'agenzia non ha chiesto una designazione ufficiale di chi seguiva queste cose. Arrivano regolarmente le mail perché ci arrivano come NRC, però di fatto l'agenzia voleva un punto, chiedeva sempre tutti gli anni un punto di riferimento certo dentro ogni Stato membro che si faceva carico e portavoce, non perché le informazioni vengono da più parti e quindi, e questo l'abbiamo ritrovato anche noi tra una richiesta che era un po' comune a tutti i paesi, perché non è solo una criticità italiana, ma è una cosa che l'agenzia, poi perché anche l'agenzia è in fase di riorganizzazione e quindi magari questo è anche l'interfaccia. Perché in tutto questo noi abbiamo anche un'interfaccia presso l'Agenzia Europea, che oggi non c'è. Perché tutti i paesi hanno un punto di riferimento nazionale all'interno dell'Agenzia con cui dialogare, con cui interfacciarsi. Però ancora non è stata formalmente designata e ce l'ha detto pure lei, che
ancora l'ultima volta che abbiamo parlato dice dovrei essere io, però ancora ufficialmente non è stata fatta. Comunque di fatto agisce Roberta Pignatelli, sappiamo che abbiamo un punto. Ma quelle, ma per il SOER, quello era per il SOER, loro per il SOER assegnano questa funzione all'interno dell'agenzia e ti danno un punto di riferimento, per ogni paese c'è un punto di riferimento, per cui tu qualunque esigenza sai che ti devi interfacciare con Tizio. E quindi ci sono, ecco, quindi come non è stata chiesta dall'agenzia chi è l'interfaccia nello Stato membro, così non hanno designato nemmeno all'interno dell'agenzia chi è l'ente. Questo. Ecco, infatti, non l'ho detto perché ne è ripreso. E poi alcuni già sono stati risolti. Penso di aver dato una panoramica su quelle che sono un po' le attività. Se Alessandra vuole aggiungere qualcosa, così la metto. No, facciamo sciogliere. L'unica cosa che voglio aggiungere è che da qui a settembre, cioè da qui a fine 2020, ci sarà del lavoro da fare, quindi la collaborazione di tutti come al solito per il 2020, ma anche per la revisione delle schede indicatori ai fini del settimo programma d'azione. Grazie.